Ma a volte l'osservazione può portare a conclusioni del tutto errate. Se guardiamo il cielo, la prima sensazione che si ha è di esserne il centro, il fulcro attorno a cui tutto si muove. Le stelle attraversano il cielo notturno, il sole attraversa quello diurno ed è istintivo pensare che noi stiamo fermi e che tutto il resto si muova. È una percezione completamente errata. La Terra non è immobile e non è il centro di nulla. Il progressivo allontanamento della Terra dal centro dell'universo segna l'intera storia della cosmologia. È il crescere delle conoscenze a farla progredire. Grazie alla matematica, gli antichi greci comprendono meglio i corpi celesti per noi più importanti: il Sole e la Luna. Già allora, 2000 anni fa, si sapeva che la Terra era sferica. Osservando le ombre, i greci calcolarono le dimensioni della Terra con una precisione del 90%. Riuscirono perfino a calcolare la distanza della Terra dalla Luna e approssimativamente quella della Terra dal Sole. Significa che gli antichi non erano sprovveduti. I greci individuano anche due tipi di astri. La categoria più numerosa è quella dei corpi che sembrano piccoli, statici e si spostano insieme. L'altra, meno affollata, è quella dei corpi più grandi, che sembrano muoversi senza una regola. Sono i pianeti. Prevedere i loro movimenti diventa una sfida secolare. Potendo contare solo sui loro occhi, i greci identificano 5 pianeti, cui danno il nome dei loro dei. Oggi li conosciamo con la versione romana di quei nomi: Mercurio, Venere, Marte, Saturno, Giove. L'astronomia antica si basa sulla concezione dell'universo elaborata nel IV secolo a.C. dal filosofo greco Aristotele, il quale immagina che la Terra sia al centro di tutto e che il Sole, la Luna, le stelle e i pianeti le girino intorno, all'interno di sfere perfette e cristalline. L'universo di Aristotele era finito, era una grande sfera, o forse più una grande cipolla con molte sfere concentriche. Nel secondo secolo d.C., il filosofo Tolomeo migliora il modello, calcolando accuratamente i movimenti dei pianeti. Ora non sono più regolati dal caso. Usando complessi modelli circolari, detti epicicli, Tolomeo riesce a prevedere le loro orbite e i cambiamenti della loro velocità. In altre parole, il suo sistema riesce a prevedere il comportamento dei pianeti. È un altro passo nel viaggio verso la comprensione e il controllo dell'universo. Il sistema tolemaico era estremamente complesso. Con tutti quei pianeti che ruotavano, il sistema sembrava funzionare. Ma era sbagliato. Il fatto che si possa prevedere qualcosa non implica che se ne capiscano i principi. Il sistema tolemaico non rappresenta l'universo in modo accurato. Ma non è questo il suo scopo. Tolomeo dimostrò solo che la posizione dei pianeti poteva essere calcolata per ogni momento, presente e futuro. Fu un vero e proprio capolavoro di calcolo matematico. Curiosamente, dopo Tolomeo, l'astronomia sembra essersi fermata per secoli. In realtà, dopo la caduta dell'Impero Romano nel 476, l'astronomia finisce addirittura per regredire. L'Europa si frammentò in tanti stati. Molte conoscenze dei greci andarono perdute. 1000 anni dopo, una nuova teoria mette finalmente in discussione la visione condivisa dell'universo. Per l'intera umanità è un passo in avanti verso la teoria del Big Bang. Nel XVI secolo, un nuovo modello, detto eliocentrico, sostiene che il Sole, e non la Terra, sia al centro dell'universo. Il clero cristiano inorridisce.
perché vi legge una negazione della parola divina. Se Dio ha creato la terra e l'uomo a propria immagine, allora al centro di tutto non possono che esserci proprio la terra e i suoi devoti abitanti. Ironicamente, chi elabora il modello eliocentrico è un devoto canonico della cittadina polacca di Freiburg, Niccolò Copernico. Era un amministratore della cattedrale, raccoglieva le rendite della chiesa, aiutava gli ammalati e nel tempo libero si dedicava all'astronomia. Copernico non è convinto della complessità del modello tolemaico. Così trova una soluzione più semplice. Togliendo la Terra dal centro del sistema solare, e rimpiazzandola con il Sole, che diventa così il cuore del modello. Quando Copernico immaginò che i pianeti girassero attorno al Sole, scoprì che Mercurio, che compie una rivoluzione completa in circa 3 mesi, si trovava molto più vicino al Sole, e che Saturno, il più lento pianeta allora conosciuto, che compie un'orbita in circa 30 anni, si trovava all'estremità opposta. Copernico scrisse: «Non potrebbe esserci una dimostrazione più evidente dell'armonia del rapporto tra le dimensioni dell'orbita e il suo periodo». Sembrò quasi una connessione magica. Copernico sottolinea anche che la Terra ruota su se stessa, compiendo una rotazione completa sul proprio asse in 24 ore. Non è il cielo a muoversi, ma noi. La corsa delle stelle nella volta notturna è una semplice illusione creata dalla rotazione della Terra. Forse spaventato dalla possibilità di una scomunica, Copernico rende pubblica la sua teoria solo quando si trova sul letto di morte, nel 1543. Il suo libro sulle rivoluzioni dei corpi celesti spiana la strada a Giovanni Keplero. Questi, nato nel 1571, consacra l'osservazione scientifica. Keplero è il vero eroe, perché fu lui a uscire allo scoperto e a proclamare che al centro c'era il Sole e non la Terra. Keplero può contare sulla quantità enorme di dati astronomici raccolti durante secoli di osservazioni. Ordinando le sue osservazioni ed eseguendo i calcoli, capì che il Sole è al centro del sistema solare e che la teoria dei moti circolari era errata. I risultati ponevano problemi filosofici, ma erano corretti. Keplero migliora il sistema copernicano, ipotizzando che i pianeti si muovano intorno al Sole seguendo orbite non perfettamente circolari, ma ellittiche. I suoi calcoli evidenziano anche uno strano fenomeno che non riuscirà mai a spiegare. Quando i pianeti si avvicinano al Sole, aumentano la propria velocità. Quando si allontanano, la diminuiscono. Mettendo insieme il modello eliocentrico e quello della velocità variabile dei pianeti, Keplero fornisce una spiegazione migliore di ciò che si osserva dalla Terra. Improvvisamente, e per la prima volta, il modello eliocentrico fornì previsioni migliori di quello tolemaico. Così non si ebbe solo una teoria fondata su calcoli, ma anche ciò che tutti si aspettavano dalla scienza, delle previsioni accurate. Se un mistero sembra finalmente svelato, un altro rimane irrisolto. Keplero osserva che il Sole influenza la velocità dei pianeti mentre compiono le loro orbite. Ma perché ciò accade? Prima che qualcuno possa tentare di spiegarlo, la dottrina e la scienza danno inizio a un conflitto, ancora senza soluzione.
All'inizio del XVII secolo, lo scienziato italiano Galileo Galilei sposa le teorie di Copernico e Keplero, secondo cui il Sole è al centro del Sistema Solare e ne dimostra l'esattezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Lo fa utilizzando una nuova tecnologia che cambierà il corso della storia. Il telescopio è il più blasfemo, il più sedizioso, il più rivoluzionario e il più stupefacente strumento della scienza. Tutta la scienza deve ringraziare questo nuovo oggetto, che riesce a far diventare vicine le cose più lontane. Qualcuno tirò fuori l'idea che sarebbe bastato prendere due lenti, allinearle in un certo modo e metterle in un tubo per ottenere un cannocchiale. E la voce si sparse in tutto il mondo con una velocità incredibile. Quindi la questione diventò non tanto come costruire un telescopio, ma in quale maniera utilizzarlo. Lo usiamo per sbirciare i vicini o lo puntiamo verso l'alto, verso l'universo? Nel 1609 Galileo migliora lo strumento, lavorando sulle lenti. Il risultato è un telescopio capace, per la prima volta, di 30 ingrandimenti. Il telescopio doveva servire ad avvistare le navi nemiche dai moli della Repubblica di Venezia, ma lui lo puntò verso il cielo e ciò che vide cambiò la storia dell'astronomia. Ora Galileo può vedere il cielo come mai nessun essere umano ha potuto prima di allora. Col suo telescopio individua migliaia di nuove stelle, scopre i crateri che coprono la superficie della Luna, i satelliti che ruotano intorno a Giove e le grandi orecchie di Saturno. Soprattutto Galileo dimostra che Venere attraversa delle fasi, come la nostra Luna. È la prova incontrovertibile che Venere gira intorno al Sole. La prova che il sistema solare è eliocentrico. Fu la prima prova certa dell'esattezza delle teorie di Copernico, che volevano non la Terra, ma il Sole al centro del sistema solare. Così facendo, Galileo spinse la Terra via dal centro dell'universo e dimostrò che era un pianeta come tutti gli altri. Soprattutto, dimostrò che l'universo era molto più grande di quanto si pensasse. Mentre Copernico teorizza per ragioni formali e Keplero deduce mediante misurazioni e calcoli matematici, Galileo dimostra. Galileo vede. Galileo rivela. Gli antichi avevano già visto tutto ciò che si poteva vedere ad occhio nudo. Solo con un nuovo strumento si sarebbe potuto andare oltre. Il telescopio fu il vero punto di rottura fra l'antichità e la modernità. Galileo dimostra che il dogma della Chiesa, secondo cui la Terra è al centro dell'universo, è falso. Il mondo cattolico è ancora alle prese con lo scisma della Riforma protestante e la scoperta di Galileo sembra mettere in dubbio le scritture. È un pericolo per una Chiesa che si sente sotto assedio ed è quindi pericolosa per lo scienziato che la propone. Ciò nonostante, Galileo, un cattolico devoto, pubblica le sue osservazioni nel 1610 in uno scritto intitolato Sidereus Nuncius. Sorprendentemente, la Chiesa lo accoglie bene all'inizio. Se Galileo fosse stato appena più cauto nel suo atteggiamento, sarebbe riuscito a cavarsela. Il cardinal Baronio, già prima di Galileo, aveva affermato che la Bibbia insegna come si va al cielo, non come va il cielo. Alla fine Galileo verrà travolto non dall'incapacità di portare la Chiesa dalla sua parte, ma dal tentativo di reinterpretare le scritture in modo autonomo, indipendente dalla Chiesa. Devo citare il famoso Sant'Agostino, il quale dice